Sorridere, la Roma non è un caso negativo, bensì positivo, perché l'uomo in più di Fonseca, stiamo parlando di Mkhitaryan, davvero un personaggio per l'Armenia. Dietro ai suoi gol c'è davvero una storia da raccontare, i gol sono tanti, lui è sempre l'arma vincente. Marco Franzelli ci racconta questo bel personaggio. Quanta storia dietro a un coro diventato una canzone al Borussia Dortmund, prima di Manchester, Londra, Roma. La storia di Henrik Mkhitaryan. I gol certo, ma anche il calciatore che si schiera, prende posizione per le cause in cui crede. Ambasciatore UNICEF in uno spot spiega ai bambini che nessuno deve essere escluso, messo da parte, discriminato. Mentre su Instagram ringrazia chi cura negli ospedali i malati di Covid, ricorda le regole per contrastare la pandemia. Era a Yerevan, la capitale, al concerto di Aznavour, la voce dell'Armenia, scomparso nel 2018, di fronte a decine di migliaia di persone per ricordare deportazioni, eliminazioni di massa del suo popolo da parte dell'impero ottomano tra il 1915 e il 1916, 1,5 milioni di morti. In Turchia vietato parlare di quello che per gli armeni è invece un genocidio, conflitto mai risolto. Mkhitaryan ricorda le parole di Papa Francesco. Il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno. O George Clooney, presidente onorario del premio in memoria delle vittime. By its true name, genocide. A Roma c'è una chiesa degli armeni, in via Giulia, un'altra vicino a via Veneto. Gli armeni, prima comunità ad aver adottato la religione cristiana nel III secolo. Nel cortile del Pontificio Collegio Armeno, una stele di pietra rossa, si chiama Kashkar, memoria di quella tragedia dei primi del Novecento. È certamente per noi un grande orgoglio quando ci sentiamo, quando ci parliamo con i nostri amici italiani, che appena sentono che siamo armeni, ah, Mkhitaryan fa parte di voi, da voi, certamente, e sta facendo del bene sia per il suo popolo, ma anche per se stesso. Orgoglio nazionale, Mkhitaryan, tra musicisti, scrittori, scienziati, la cantante Cher, campioni dello sport come l'ex pilota Prost, francese di madre armena. We are Armenians. Dunque, la Roma è Mkhitaryan. Così ecco Totti che ne parla, doppiato in armeno, intervista alla TV di Stato. Insomma, quanta storia, piccola e grande, dietro un gol di Mkhitaryan. Formidabile, canterebbe Aznavour.